quello che accade casualmente andando in cucina, potresti trovare una nonna che si mette a fare la pizza. Vediamo la mozzarella, il taglio della mozzarella effettuato dalla maestra. Nonna, perché hai messo soltanto... C'è un'altra mozzarella. Vai, 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 taglia, taglia. Io assisto. Non posso perdere questi momenti. Non è Sam, no è. Ti mettiamo anche l'origano? Mettiamo anche l'origano, guarda, abbiamo un po' di spezie. Origano. Ta-na-na-na. Aspetta che qui viene giù come Dio la manda. Vien giù come Dio la manda, questo qua bisogna tradurlo. E una bella spruzzata di olio, vedo. Intanto è arrivato un altro gatto. Pri-pri. Quindi tutto questo va in forno per, hai detto? 15 minuti. 15 minuti a temperatura? Sì. Temperatura 200. 200. Beh. Allora, intanto che la pizza si cuoce, vi facciamo vedere gli ingredienti che abbiamo usato, perché non li abbiamo presentati, che sono questi. Cioè, questo non è un ingrediente, però questi sì. Allora, abbiamo del pomodoro. Samantha, sì? Poi abbiamo... Oh, è pronta? Abbiamo... Beh, vieni più vicino, in fretta. Abbiamo dell'olio extravergine d'oliva. Abbiamo usato due mozzarelle. Due. Questo è l'involucro della pasta, come si chiama? Pasta da pizza. La pasta della pizza, c'è scritto su. Base per pizza, sì, della pasta da pizza che abbiamo usato. Già pronta. E poi dell'origano. Quindi andiamo a prenderla. Qui lo salo acceso. Perché? E tu almeno salvede. Ah sì. Ma quante ne sa? Attenzione di riscoltarti. Guarda qualche roba. Allora, facciamo il taglio. Questo è un coltellaccio. E via. Facciamola vedere bene. Questa bella striscia di pizza. Sì, adesso che poco che manca che fiol. Cos'è che hai detto? Dillo a voce più alto se hai coraggio. Che poco che mangi. Che poco che mangia quel fiol. Aspetta. Non ho sentito bene. Si sentono i pomodorini, si sentono. Mi hanno bruciato un po' i pomodorini, però si sento. Questo momento magico, ho letto la ricetta, dove anche mia sorella ha scoperto che c'è la pizza. Mamma, nonna, che non si possono inquadrare. Mia sorella invece si può inquadrare. Affamato.